parli di associazionismo, di associazioni, di realtà che sul territorio, non solo in questo caso canavesano, ma oggi parliamo anche ad ampio raggio, sia per quanto riguarda la provincia di Torino, ma anche la regione. Appunto, il gruppo oggi che è ospite con due suoi rappresentanti importanti è quello della Protezione Civile. Buongiorno, oggi siamo con Leonardo Capuano che ricopre il ruolo di Presidente del Coordinamento Territoriale del Volontariato di Protezione Civile Torino. Perfetto, e con Marco Fassero che invece ricopre il ruolo di Ok, sono il Presidente del Coordinamento Regionale del Volontariato di Protezione Civile del Piemonte. Grazie di averlo precisato perché sicuramente rischiavo di dire qualche cosa. È troppo lungo. È troppo lungo. Allora, con voi appunto vorremmo, diciamo così, entrare un po' velocemente su quello che è la realtà della Protezione Civile, un gruppo, un'associazione che sicuramente in questi decenni ormai di attività ha fatto moltissimo. Giustamente per iniziare, se Marco inizio da te e poi proseguirò anche con Leonardo, se volete raccontarci un pochettino come siete strutturati, com'è la struttura della Protezione Civile. Va bene, lo farò molto semplice. Il Coordinamento Regionale di Protezione Civile del Piemonte, del Volontariato, ha con sé gli 8 coordinamenti perché ci sono 8 province, di cui il Coordinamento di Torino. Quindi i soci reali del coordinamento regionale sono 8 coordinamenti. Gli 8 coordinamenti hanno con sé le associazioni, i gruppi comunali. Contiamo circa 10.500 volontari per circa 560 fra associazioni e gruppi comunali. Quindi questa è la nostra forza regionale. Esattamente. Leonardo, invece raccontaci un po' di quello, come è strutturato, com'è comunque la realtà della provincia di Torino che di conseguenza anche vede coinvolto il territorio del Canavese. Ma dunque, l'esigenza di creare un coordinamento nasce subito dopo l'alluvione del 2000 che c'è stata in Canavese, e dove ci siamo resi conto che c'era la necessità proprio di poterci coordinare tra le varie realtà associative che c'erano sul territorio. Quindi solo a ottobre del 2022 il coordinamento ha compiuto 20 anni, e dovremmo, non è stato facile perché comunque come territorio Torino è piuttosto ampio, c'è Cuneo, certo, che è abbastanza equiparabile. Cuneo è nato 10 anni prima di noi addirittura. Quindi si è cucito le relazioni, abbiamo avuto anche la politica e la regione che ha creduto in questo progetto di creare un coordinamento, e finalmente siamo riusciti a mettere insieme, attualmente siamo oltre 136 associazioni, tra associazioni e gruppi comunali, e oltre 3.500 volontari. È una grande forza sul territorio, è uno degli 8 coordinamenti, come diceva Marco Fassero. Questi 8 finalmente insieme hanno costituito il coordinamento regionale. Credo che anche per la regione, sia per il settore di protezione civile regionale, sia più semplice colloquiare con ovviamente pochi soggetti rispetto al numero che si presentava sul territorio. Viene, credo, o così comunque ci dicono, preso un po' da esempio, perché comunque a livello di funzionalità lo abbiamo anche dimostrato nel tempo, ha portato i suoi frutti. Quindi ogni realtà mette a disposizione un pezzo quando c'è la necessità, e quindi riusciamo a soddisfare le varie richieste sul territorio. Quindi sia in emergenza, ma molto spesso anche se non c'è una calamità o un'emergenza particolare, certo, ci sono degli eventi piuttosto impattanti sul territorio dove richiedono le forze dell'ordine e anche le amministrazioni comunali, nonché regionali, di poter prestare supporto affinché tutto si svolga nel migliore dei modi. Tra l'altro, appunto, state parlando di quello che è un movimento di numeri importanti, un movimento anche di persone importanti, che sono pronti ad agire in situazioni complicate. Certo. Tra le ultime, Marco, torno da te, e poi tornerò anche da Leonardo, naturalmente quello del terribile terremoto
in Turchia, che ha visto la protezione civile italiana in primo piano e voi, anche la vostra realtà, pronta a dare un supporto importante in una situazione veramente drammatica. Ci volete raccontare di come si è svolta questa attività? Sì, certo. Il 6 febbraio scorso la Turchia è stata, anche la Siria, è stata colpita da quel forte terremoto. Giorni dopo il Dipartimento di Protezione Civile di Roma ha chiesto al Piemonte l'unità dell'ospedale da campo. L'ospedale da campo è un ospedale realizzato con delle tende, quindi gonfiabili, però ha bisogno di un supporto logistico da parte nostra, quindi non solo medici e infermieri, ma anche una certa logistica importante e preparata, formata soprattutto, perché è molto molto particolare. Vista anche la drammaticità di quelli che sono gli Esatto. eventi che dovete affrontare. E di gente preparata perché parti, sai, quando parti, non sai quando arrivi, devi essere autosufficiente almeno più di 70 ore perché non sai se vai in bagno, perché questo bisogna dirlo, e Certo. quindi è gente molto molto preparata, quindi abbiamo uno schema ben chiaro. Niente, siamo partiti 2 giorni dopo con la nostra colonna mobile composta da 21 mezzi, quindi 18 dei quali erano tir, addirittura, e bilici e camion che trasportavano 21 container. All'interno dei container c'era soprattutto l'ospedale da campo con tutti gli strumenti, compreso il kit della sala operatoria, perché questo è il plus dell'MT2, no? Per formare questa colonna mobile sono stati necessari 42 uomini, fra uomini e donne, perché abbiamo anche le donne che guidano i camion. Questo è un grande piacere dirlo, insomma. Ecco. Sono andati a Brindisi, sono arrivati il giorno dopo. Dopodiché sono stati trasportati questi mezzi con la nave San Marco della Marina Militare per un percorso, una navigazione di 5 giorni. Sono attraccati ad Alessandrata, dopodiché si sono trasferiti per circa una settantina di chilometri ad Antiochia. Antiochia è un comune molto molto grande, dove ai confini con la Siria, quindi la Siria sarà pressoché il confine a 15-20 km all'incirca. È stato montato il campo, è stato montato il campo nel senso dell'ospedale. Prima di tutto vengono montate le tende per i soccorritori, perché appena Certo. arrivi sei stanco, eccetera, ti monti la tenda, vai a dormire, il giorno dopo cerchi di darti da fare. L'ospedale è previsto come montaggio in 3 giorni, ci ha messo 2 giorni. Infatti, anche il nostro assessore Icardi della Sanità ci ha fatto i complimenti per questo. Lo dico con orgoglio perché è vero, non è un vanto, però è una cosa importante. Quindi vuol dire che il nostro personale, i nostri volontari sono formati anche a fare in fretta, no? E Certo, questo è vista la importante. drammaticità del Esatto. momento, la fretta è utile, non è cattivo consigliere, Infatti, anzi, alle 8 del brava. mattino del secondo giorno, del terzo giorno a questo punto, perché 2 giorni prima, Certo. praticamente c'era una coda di almeno una cinquantina di persone che avevano bisogno dell'ospedale. Quindi, questo è stato importante fare in fretta. Nel frattempo sono arrivati i medici e infermieri, si sono insediati all'interno dell'ospedale per fare il loro mestiere. C'era di tutto, quindi è un ospedale che ha tutte le funzioni del caso, insomma, compresa appunto la sala operatoria. Dopodiché i nostri autisti e la colonna mobile sono tornati indietro con la nave San Marco, e hanno fatto una rotta Beirut per scaricare altre tende donate dall'Italia per la Siria. Dopodiché sono arrivati attraccati a Taranto e poi arrivati a Torino. L'ospedale da campo ha bisogno comunque di logisti, no? Che siano presenti al campo. Quindi ci sono due
due elettricisti, ci sono due idraulici, due cuochi e quattro logisti generici che mantengono il campo in vita. Quindi problemi di corrente, problemi idraulici, problemi di scarico dei bagni, problemi di sgonfiaggio delle Dietro c'è tende. veramente un lavoro enorme. Sì, perché poi tra l'altro c'è un'escursione termica in Turchia nel periodo che siamo stati, incredibile, quindi di giorno faceva molto caldo e si girava con le maniche corte, e la sera andava anche sotto zero, quindi l'aria all'interno delle tende si gonfia e si sgonfia, ovviamente, no? Quindi c'è bisogno di un continuo manutenzione, ma questa è una banalità, oltre al discorso di mantenere anche le bombole d'ossigeno, tutta la parte elettrica, eccetera, no? Tu parli di banalità, ma in realtà poi alla fine dei conti sono situazioni che Certo, appunto ci chi non sono è degli lì agenti non all'interno del conosce ed effettivamente depurazione di bisogna acqua, contattare. fornitura di corrente. E abbiamo dato ricambio oltre ai medici infermieri del 118 emergencies praticamente per altre 4 settimane. In tutto il nostro mestiere è stato di 5 settimane. Dopodiché, alla quarta settimana, l'Italia ha donato l'ospedale da campo alla Turchia. Abbiamo finito il nostro mestiere. Nell'ultima settimana c'è stato un accavallamento, oltre della parte logistica, anche di infermieri e di medici. In questo momento l'ospedale sta andando avanti. Notizia fantastica che da quando siamo venuti via erano nati 35 bambini. Quindi, Cavolo, questa, in questo no? momento drammatico è una notizia Certo. che fa bene al cuore, non so, Esatto, quindi questa qui è stata l'ultima missione E che missione. importante che E abbiamo abbiamo fatto. fornito anche le telecomunicazioni lì, perché Esatto. non avevamo le comunicazioni sia radio che ovviamente anche col cellulare. Ci sono Certo. stati dei nostri tecnici che hanno installato un sistema satellitare per poter parlare col telefono, perché anche noi volevamo le notizie, sapere se tutto procedeva Assolutamente. bene. Sulla nave si tribulava un Un po' po' con le di certo. comunicazioni, invece sul posto, arrivando con questi tecnici che hanno montato questo sistema satellitare, Le avevamo la video, per dirne connessione una, le telefonica. videochiamate con WhatsApp funzionano meglio che Funzionava. non con mia moglie, che magari è a distanza di Beh, ma 10 km, perché dietro quindi c'è appunto degli esperti, dei tecnici che hanno fatto l'incidente del lavoro, Sì, questo è difatti abbiamo i importante. filmati dell'allestimento e anche delle foto di qualche piccolo neonato appena nato sul posto, Che quindi avrà molto da beh, ringraziare la sì. Protezione Civile Il italiana, in motivo. questo caso piemontese, che si è data da fare. Motivo di orgoglio, sì. Si chiama il sistema campale, si chiama MMT2, E per MT2? questo è MT2 il secondo, perché il primo è stato a Mozambico, quindi Emergency Medical Team 2, 2 perché c'è l'upgrading rispetto al primo del Mozambico che c'è la Certo. sala operatoria. E adesso Certo. aspettiamo il terzo, perché ovviamente abbiamo qualcosa nel caso ci Già più o dovesse meno mezzo intervenire, già recuperato, però poi. generalmente si tende ad averne almeno due, perché potrebbero essere necessari due campi Certo, in contemporanei. contemporanea. Abbiamo parlato appunto volontariato, ma chi volesse avvicinarsi a questo mondo, in particolare al mondo della protezione civile, avete voglia di darci anche qualche dritta, nel senso che soprattutto i giovani, che molto spesso hanno un po' di tempo a disposizione, che possono metterlo a disposizione di chi ha bisogno. Beh, direi di sì, che ormai se ci guardiamo intorno abbiamo tutti i capelli bianchi, io fra un po' non ne ho più, lui è ancora un po' grigio perché è leggermente più giovane, però cominciamo a avere questo problema, no, di ricambio generazionale. Questo sì. Se ci fosse qualche giovane veramente che ha voglia, perché io dico sempre che solidali si nasce e volontari si diventano, Certo. te lo devi sentire perché diventa un mestiere, se lo vuoi fare bene, importante, però te lo devi sentire perché è faticoso. È faticoso Assolutamente perché ti sì. devi formare, ti devi aggiornare, devi andare avanti, occupare tanto del tuo tempo, tralasciando anche il tempo alla famiglia, perché è inutile dirci altre cose, no? Io sono in pensione, va bene, però minimo minimo sono 8-10 ore al giorno che mi occupo di protezione civile, quindi tolgo via tempo anche ai miei 6 nipoti. Ecco, E bene.
Questo è uno Però sperante futuri volontari, non va possono bene, esimersi. ma niente, è molto semplice, basta iscriversi a un gruppo comunale più vicino possibile, così non tremuli, o un'associazione, quindi partecipare alle attività, Attività, eccetera. penso, ma anche perché adesso abbiamo degli obblighi. Intanto ci possono guardare in rete cercando il coordinamento di Torino piuttosto di Biella o Certo. della provincia dove sono, prendere contatto magari con il coordinamento. Il coordinamento chiederà sicuramente dove è la sua abitazione, in maniera Certo, tale da certo. capire qual è l'associazione o il gruppo comunale più vicino, e noi lo indirizziamo a prendere contatto. Vero è che adesso fare il volontario nel nostro ambito è diventato abbastanza impegnativo anche per la normativa che ci tratta come se fossimo dei datori di lavoro, quindi abbiamo gli stessi obblighi di un La legge datore di 81 lavoro. La legge 08, purtroppo. 8808, che è il corso base, poi c'è un corso più specifico che è ad alto rischio, che sono di 12 ore. E poi ci sono delle specializzazioni nella formazione, perché ci sono attività dove si richiede anche un'abilitazione. Questo può essere Movimento l'utilizzo della terra, lavoro. motosega, per dire, Certo. o del cestello elevatore, o del merlo, o della gru. Insomma, ognuno, se ha anche la volontà di Mettersi in gioco, sviluppare certo. qualcosa nel nostro ambito, lo può anche accrescere, quindi avere anche le abilitazioni. Ovviamente, se uno è più bravo in ufficio e se la cava col computer, farà dei lavori d'ufficio. C'è chi fa l'idraulico, il falegname, L'abbiamo l'elettricista, sentito prima, certo. l'autista, il gruista, e poi ci sono chi è nelle telecomunicazioni, per dire, perché magari ha quelle passioni. C'è da spaziare in tutto, perché comunque tutte le Certo. attività sono necessarie, lasciamo immaginare, in un campo di accoglienza, quando ci sono degli sfollati, deve diventare una piccola cittadella, quindi servono Assolutamente. tutte le funzioni. Chiudiamo l'ultima cosa, riguardo invece quelle che sono le attività anche formative, che, come diceva giustamente, volontario deve sempre essere pronto anche a Sì, sì, migliorarsi e sì, sì, sì. a conoscere di più. A livello territoriale, piemontese e provinciale, quali attività, quali appuntamenti avete in Ma calendario? guarda, volevo sparare la nostra chicca che Ah, beh, la ultimamente novità, è sì. A diventata una novità importante breve, a diciamo. breve. Allora, il coordinamento regionale del Piemonte, del volontariato, sta per diventare agenzia formativa di protezione civile, quindi Ah, scuola di proprio formazione scuola di per protezione. i accreditati Regione Piemonte, per i volontari. Questo perché? Perché attualmente le agenzie formative alle quali ci riferiamo per fare i corsi, generalmente i docenti sono i nostri volontari, Quindi lo perché avete in casa, li chi meglio di voi? abbiamo in casa, perché nel volontariato c'è il medico, c'è Certo. l'infermiere, c'è il docente di sicurezza, c'è l'operaio, c'è di tutto, c'è il macellaio, c'è di tutto un po', no? E quindi chi meglio di noi riesce a insegnare la materia di protezione civile, ma Perché specifica, quindi già i formatori la vivono, per cui. soprattutto andando sull'analisi del rischio, no? Quindi valutazione del rischio, che è la cosa più importante. Una cosa, mi permette di dire, è a livello teorico, una cosa che voi che lo provate sulla vostra pelle sapete anche cosa Certo. significa a livello pratico. Certo, perché un conto non è una critica assolutamente quello che sto dicendo, quindi essere in un ufficio, è chiaro che fai il corso legge 8108, tutti i lavoratori lo fanno, però c'è un certo tipo di rischio ovviamente, ma noi quando andiamo a fare qualche mestiere nostro, no? Qualche intervento, possiamo entrare in una cantina piena d'acqua, quindi magari c'è un generatore di corrente da qualche parte. Siamo in mezzo al fango, non sappiamo cosa c'è sotto il fango. Saliamo sulle scale, sugli alberi, cioè i rischi bisogna valutarli bene. Primo, per non farsi male, perché dobbiamo lavorare in sicurezza, e secondo, non fare male agli altri. Quindi questo qui è l'aspetto fantastico che dobbiamo perseguire, perché Certo. se no non funziona, insomma, no? Assolutamente.
Ad aprile avremo l'audit con un auditor di Regione Piemonte per l'accreditamento ufficiale come scuola di formazione e andremo avanti. Diciamo che questo è un altro passo importante, Un altro fondamentale passo per quello che importante, un è altro tutta obiettivo. la protezione civile, dimostrazione che appunto non ci si ferma mai, bisogna sempre imparare, continuare a imparare, proprio perché Sì. giustamente come avete specificato, voi dovete evitare di fare del male a voi stessi, ma soprattutto di non fare male agli altri e prima di tutto dare loro una mano, chi è in difficoltà e quindi se si è preparate nel momento giusto e si sa come valutare ogni singola situazione, è molto più facile. Anche perché abbiamo delle responsabilità in tal senso e sono Certo. anche pesanti. Nel mondo del Poi volontariato in certe parallelo responsabilità ci mettono un pochino in difficoltà. stiamo anche combattendo un pochettino la battaglia di cercare di emendare la legge 8108, no? Perché va bene essere equiparati ai lavoratori, Certo. però essere il presidente che sia responsabile come un datore di lavoro diventa esagerato. Cioè, la legge 8108 ci dice che dobbiamo perseguire l'aspetto sanitario, che tutti quanti dobbiamo stare bene e inquadrare il volontario per quello che è dal punto di vista sanitario. E dal punto di vista formazione, soprattutto, certo, nessuno nega questo, anzi, meno male che esistano, però arrivare a certe responsabilità come un datore di lavoro mi sembra esagerato. Quindi Nell'ambito del volontariato, cerchiamo certo, è anche un di po' combattere pesante. questo È tipo di. un po' la burocrazia che accompagna questo paese, che diciamo Sì, è un po' che, strana, un esatto, po'. che alla fine mette sempre un po' in difficoltà, un po' i bastonetti alle ruote, ma speriamo Esatto. che anche questo si possa risolvere. Marco, Leonardo, io vi ringrazio, siete stati veramente Grazie a voi molto per generosi. l'opportunità. Grazie Grazie di mille. questo piccolo viaggio che ci avete fatto, nel quale ci siamo immersi. Il mondo della protezione civile, sicuramente ci rivedremo più avanti perché sono convinto che la protezione civile avrà ancora tanto da raccontarci, sia nel bene, nel senso delle situazioni, diciamo così, non dico più semplici, Più leggere. diciamo più legate al sociale e anche quelle più drammatiche dove effettivamente i volontari sono importanti e l'avete dimostrato ancora una volta. Grazie a te, Grazie grazie mille. È grazie stato un a te, piacere. è È stato un alla prossima. piacere. Alla Grazie. prossima. Ciao.